Il tennis di qualità è tornato dopo 7 anni di stop ad animare Silvi e la sua struttura storica sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis e del CONI Abruzzo. Si è concluso il 32esimo torneo nazionale Open Città di Silvi e il 7° torneo nazionale Open Città Sant'Angelo, con le fasi finali ospitate proprio sui campi situati sul lungomare di proprietà dell'amministrazione comunale e gestiti dall'ASD CT Silvi. Diego Bravetti, tesserato dell'ASD Tennis Chieti, con il punteggio di 6-1-6-3 si è giudicato la finale ai danni di Marco Bonelli, atleta dell'ASD Circolo Tennis Castel di Lama. Nella finale di terza categoria, tutta laziale, Gabriele Imparato ha avuto la meglio su Emanuele Gatti, entrambi del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo. Nelle due finali di doppio femminile e maschile le vittorie sono andate alla coppia Martina Mantova e Greta Fasano con il risultato di 6-4-6-3, sconfiggendo le avversarie Angela Concordia ed Eleonora Spina, e al duo Gianmarco Montanaro e Luca Ricciuti con il punteggio di 6-4-6-4 inflitto a Leonardo Fulmini e Alessio Paradisi. Particolarmente significativa la cerimonia di premiazione a cui hanno partecipato il sindaco di Silvi Andrea Scordella e il vicepresidente del CONI Abruzzo Alessandra Berghella, unitamente al referente dell'ASD Circolo Tennis di Silvi Silvestro Di Berardino. Soddisfazione per la professionalità organizzativa e per essere riusciti a riportare ai fasti di un tempo una struttura che storicamente si è sempre contraddistinta nel panorama tennistico nazionale.